Bene, ci ritroviamo con Mr. Biadina per fare un bilancio prima di tutto della sua esperienza in questo 2022 fra Don Bosco e appunto Manzi Giovannini, e poi andremo a vedere appunto questa seconda parte come sta andando la Manzi. Allora facciamo un po' il bilancio di questa tua annata 22 a livello personale. Intanto buonasera e buon anno. Sì, il mio bilancio personale del 2022 è un bilancio abbastanza positivo. La seconda parte di stagione con la Don Bosco inizio 2022 si è conclusa con una salvezza tranquilla, e anche se probabilmente si doveva fare un po' di più, però diciamo gli obiettivi societari sono stati un po' di componenti extra calcistiche, però diciamo che alla fine quello che si doveva ottenere è stato ottenuto, certo. Poi c'è stata la possibilità di intraprendere questo nuovo percorso a Itri e diciamo di concerto con la società abbiamo cercato di mantenere un blocco solido dei ragazzi che c'erano qui lo scorso anno, aggiungendo qualche elemento che aveva già lavorato con me a Gaeta e puntellando la rosa con 4-5 giocatori nuovi che abbiamo cercato, abbiamo voluto fortemente, anche in base alle esigenze della società, al budget della società e alle esigenze mie tattiche. Poi con gli ultimi due arrivi di Turco e Savarese nel mercato di dicembre, ora abbiamo una rosa di 23 giocatori, tutti di buon livello, e quindi siamo soddisfatti di quello che abbiamo costruito. Bisogna solo cercare appunto di mantenere l'attuale posizione, che già sicuramente è ottima, perché comunque bisogna solo chiaramente continuare. Sì, no? Vabbè, i risultati come sempre poi fanno la differenza, non basta avere una buona squadra, non basta allenarsi come bene, sempre. Ma basta occorre ottenere i risultati. Finora i risultati ci stanno dando ragione, il San Cosma che sta giustamente, visto l'organico, visto il tecnico preparato, che conosco bene, e sta facendo ancora meglio. Noi quello che dobbiamo fare è solo continuare a lavorare, metterci impegno sul campo e cercare di giocare a pallone, che è quello che mi piace maggiormente, e sicuramente i risultati arriveranno. Parliamo della precedente gara del 2022, come è andata, e poi parlare del prossimo match che sarà proprio domenica prossima. Allora, la gara prima della sosta è stata in casa col Priverno, una vittoria abbastanza meritata, diciamo. Abbiamo messo in cassaforte il risultato già più o meno alla mezz'ora del primo tempo e abbiamo consolidato diciamo la vittoria facendo ulteriori azioni da gol non concretizzate. E invece la trasferta di domenica prossima, con a parte la sosta forse eccessivamente lunga che non ha molto senso, ma vabbè, non facciamo polemiche, abbiamo una trasferta, anzi ne abbiamo due di trasferte consecutive complicate, la prima delle quali a San Michele, una squadra che sta facendo molto bene, che fra l'altro partecipando alla Coppa Lazio ha già fatto una partita ufficiale nel 2023, mercoledì scorso, quindi probabilmente è già più pronta dal punto di vista mentale e fisico, hanno degli ottimi elementi davanti, hanno una buona costruzione di squadra, anche lì conosco il mister, preparato, un bravo mister, però noi come sempre andremo a fare la nostra partita cercando di imporre il nostro gioco e di fare i risultati. A livello di organico, la situazione della squadra fisicamente a posto, no? A livello d'organico, a parte due o tre giocatori reduci da infortunio, diciamo la situazione è abbastanza positiva. Le vacanze purtroppo comportano questo, non ti alleni con tantissima continuità, soprattutto mentalmente, non dai continuità al lavoro fatto in precedenza, perché la spina si stacca, purtroppo è così. E bisogna ripartire. Bisogna per forza ripartire, questa settimana servirà a questo, ci prepareremo bene concludendo il lavoro fisico fatto nella sosta e soprattutto cercando di riaccendere la spina diciamo del cervelletto, prepararsi mentalmente alla partita, che è quello che è più importante. Certo. Hai parlato del San Cosma, che è la squadra appunto più forte del campionato, che non ha avuto
un attimo di una battuta d'arresto, però le altre sono tutti di pari livello, immagino, no? No, cioè, noi inizio campionato ne avevamo parlato, c'erano 7-8 squadre di ottimo livello, qualcuno magari su qualcuno ha pesato l'inizio del campionato, vedi magari il Cisterno o qualcun altro, ma ci sono tantissime squadre, l'Aurora, c'era il fight prima di, diciamo, di ridimensionarsi un attimo col mercato, Fondi, ma ce ne sono squadre, cioè, sicuramente non dimentico qualcuno, ci sono sette squadre con organici importanti, per esempio Fondi non solo ha un organico importante, si è rinforzato con l'arrivo di Gionta, lo stesso San Michele si è rinforzato con Cracio a inizio mercato di dicembre. Quindi Ermata, sono andato a vedere la partita sabato. Sono tutte in sono andato a vedere la partita sabato, quindi sarà un terno all'otto questa campionata. No, bisogna avere continuità di rendimento e soprattutto continuità di risultati. Ovviamente fino ad ora il San Cosma non fa test perché le ha vinte tutte. Io personalmente non l'ho visto, ripeto, conosco l'allenatore, chi l'ha vista esprime tutto il medesimo giudizio, quindi il giudizio è abbastanza veritiero. Sono una squadra compatta, giocano bene, le caratteristiche del gioco del mister le conosco, ha trovato degli ottimi elementi soprattutto nel reparto offensivo, quindi fa della compattezza del gioco delle qualità importanti, quindi sicuramente continueranno quei risultati, speriamo, che rallenteranno, insomma. Speriamo almeno per rendere più simpatico il continuo del campionato, che almeno qualche punto lo perdano. E poi chiaramente mi sembra di aver capito che mi è arrivata la voce che anche la seconda e la terza hanno la possibilità di essere punti di pescato, insomma. Come ogni anno la seconda riesce, presentando domande di pescaggio, a salire di categoria. Ora, nello specifico non lo so, facendo un calcolo matematico, ci sono cinque gironi di promozione, scendono tre squadre, sono 15 squadre, i gironi di prima categoria sono 9 o 10, quindi già c'è qualche posto in più per salire, però quelli sono discorsi che si fanno in futuro, noi non dobbiamo né pensare, cioè non possiamo iniziare a pensare a mantenere il secondo o cercare di tenere il terzo posto, dobbiamo continuare a lavorare, quello che viene, la rosa è una buona rosa, i ragazzi si applicano, quindi soddisfatto di quello che come sta andando? Per ora soddisfatto, l'unico che mi preoccupa è sempre un po' la sosta, però vedremo domenica. La prossima ci sarà Pasqua, quindi vabbè, ci vuole tempo. Va bene, grazie, buona serata.